Nell'editoriale di questa settimana, a cura di Luigi Lamma, si parla del discorso tenuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della celebrazione nazionale della festa della liberazione a Cuneo lo scorso 25 aprile. La liberazione come radice della nostra Costituzione. Le parole illuminate del Capo dello Stato sono state pronunciate con l'intento ben riuscito di far capire l'origine del nostro essere nazione, il punto di partenza comune, il momento di svolta che ha chiuso la parentesi oscura della dittatura, della guerra e dell'occupazione per aprire alla costruzione di un futuro di libertà e democrazia. Un discorso, quello di Mattarella, che sarebbe da riprendere subito nelle scuole e nei pubblici consessi, per ristabilire un rigoroso ordine di valore e di verità, per non lasciare il campo alle sterili polemiche di parte a cui si è assistito anche quest'anno in alcuni contesti nazionali e locali, sul senso della festa della liberazione o sulla modalità con cui celebrarla. Si è svolta nella serata di mercoledì 19 aprile presso la libreria La Fenice di Carpi la presentazione del libro La passione per l'umano, scritto dal biblista Luciano Manicardi, monaco di Bose, edito da Vita e Pensiero. Luciano Manicardi ha dialogato con il teologo Brunetto Salvarani, intraprendendo un viaggio che inizia dalle storie narrate, ma a volte più vere del vero, nella loro capacità di parlare delle contraddizioni che abitano il cuore di donne e uomini per arrivare a illuminare alcuni fondamentali dell'esperienza umana, chi è l'uomo e che cosa è la condizione umana. A lui abbiamo chiesto in che modo osserva e sperimenta sentimenti e vissuti quotidiani su se stesso e sulle persone che incontra. Nel lavoro monastico, nella vocazione monastica, è comprese, comunque io ne sono stato al cuore molte volte, il lavoro e di accompagnamento di giovani, di novizi e il lavoro di colloqui con persone che vengono nei monasteri proprio per parlare delle situazioni esistenziali che stanno vivendo. Quindi si tratta di un ministero di ascolto e la competenza umana lì è quella dell'ascoltare, quindi dell'apprendere l'arte di ascoltare, che è arte di atto volontario e dare tempo, è ascoltare il corpo e la gestualità, non solo le parole, è una vera e propria arte che è un lavoro. Ebbene, e questo ascolto consente di entrare nei vissuti umani di tante persone che comprendono quei sentimenti, quelle emozioni, quei vissuti di cui parlo in questo libro. La vergogna, l'invidia, la menzogna, la volontà, eccetera, ma al tempo stesso l'ascolto serio delle persone implica l'ascolto di se stesso, quello che ciò che l'altro dice, ciò che l'altro trasmette e comunica suscita in te, per cui ascoltare l'altro è sempre anche forzatamente ascoltare e conoscere se stessi, e dunque è entrare all'interno di quella comunione di umanità, diciamo così, quella comune umanità che non può che suscitare, portare uno sguardo di grande compassione, di empatia e poi di compassione, dunque di misericordia sulle persone, una compassione, oserei dire, e una comprensione verso le debolezze, le fragilità, i drammi delle persone e anche di comprensione delle proprie fragilità e vulnerabilità. La vulnerabilità è un grande indicatore dell'umano e che all'interno di una vita cristiana, di una vita monastica, non può che spingere, indurre verso un comportamento di compassione e di misericordia sulle tracce di quel Gesù Cristo che, come dice la lettera a Tito, nel capitolo secondo, è apparso nel mondo per insegnarci a vivere in questo mondo. Uno dei temi indagati nel libro è l'invidia. Perché l'essere umano avverte in sé questa forza così negativa verso gli altri? E come possiamo trasformarla in qualcosa di costruttivo?
per certi versi l'invidia per me è il fascino che esercita è anche l'enigma che rappresenta, perché in fondo nell'azione invidiosa, nell'attività invidiosa non si prova un piacere particolare come si può provare in altri peccati e capitali, la gola, la lussuria e così via. È una tendenza umana, è un movimento che rode la persona, che la come dire, che la corrode dal di dentro. Ci sono testimonianze antichissime e recentissime che parlano dell'invidia che uccide la vita, che è carie della vita, che corrode dal di dentro. Al tempo stesso nasce da un senso di inferiorità, di deprivazione non accettato, non elaborato, e che porta a gettare uno sguardo malevolo. Invidere significa esattamente quello, guardare di sbieco, guardare in modo intralice, diciamo così, l'altro, giungendo a godere dei suoi insuccessi, a star male dei suoi successi. È una misteriosa, per certi versi, forma di reazione alla riuscita, al benessere, al successo dell'altro, a cui si reagisce con questa che in realtà è una emozione che produce poi soltanto sofferenza, nasce dalla impotenza e produce soltanto sofferenza, però può anche essere mutata in qualcosa di positivo. Di fronte all'evidenza di una superiorità, e ci sarebbero tanti esempi anche tratti dal mondo artistico letterario di invidiosi che sono anche riusciti a volte a mutare l'atteggiamento di invidia in atteggiamento di ammirazione. Si tratta di accedere al riconoscimento della superiorità dell'altro, e allora c'è la pacificazione, c'è il possibile riconoscimento che l'altro è un pittore enormemente più bravo di me, che Dante Alighieri è infinitamente più bravo di Cecco d'Ascoli o di altri ancora, e dunque giungere a una riconciliazione in se stessi dei propri limiti, accettare i propri limiti e riconoscere con venerazione, con ammirazione, con carità, se vogliamo, la superiorità dell'altro, e riconoscere che la cosa più gioiosa e che dà più integrità è essere se stessi. Alle 7.50 con Marzia Luppi, direttrice della Fondazione Fossoli, stiamo parlando del campo di Fossoli, appunto, un luogo che è stato naturalmente di morte, ma continua a essere un luogo testimonianza viva. E di questo vogliamo parlare anche con Monsignor Gildo Manicardi, vicario generale della diocesi di Carpi, che è collegato con noi, a cui diamo il buongiorno. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno a loro, grazie per l'invito. Con lei e con lei anche in studio vogliamo parlare di una figura che vi abbiamo introdotto poco fa prima della pubblicità, è Don Francesco Venturelli, un sacerdote che ha prestato il servizio proprio all'epoca e in quel luogo, e vogliamo raccontarvi la sua storia attraverso questo servizio di Romolo Napolitano. Don Francesco Venturelli era parroco di Fossoli dal 1936 e aiutava tutte le persone che sono passate per questo campo, indistintamente dalla religione, dal colore politico, ebrei, antifascisti, fascisti. Questo è il cosiddetto diario di Don Venturelli. Sono segnati alcuni avvenimenti particolari che riguardano anche il campo di Fossoli. Da queste memorie emerge una figura di un parroco dinamico, è appassionato della sua comunità parrocchiale, appassionato dei lavori alla chiesa, è appassionato del suo popolo che il vescovo gli ha affidato come pastore. Fornì anche centinaia di zoccoli agli ebrei internati nel campo, specialmente ai bambini, che altrimenti giravano nel fango. Per aiutare gli internati non badava spese, quindi si è anche indebitato.
Don Venturelli, andando al campo, si esponeva personalmente a dei pericoli. Durante la guerra il pericolo veniva dalle ispezioni interne del campo. Dopo la guerra, con la divisione degli animi, venne considerato un nemico del popolo. Gli avevano tagliato per due volte le gomme della bicicletta con la quale lui veniva a fare il suo servizio. Questa è la canonica dove Don Venturelli abitava insieme alla sorella, dalla quale è uscito quella sera lì, il del 15 gennaio, per andare incontro alla morte, al suo sacrificio. Gli è stato riferito di un incidente che aveva provocato un ferito grave lungo lo stradone. Si è diretto immediatamente verso il luogo dell'incidente. A metà dello stradello, il signore che era venuto a chiamarlo gli ha sparato un colpo di pistola alla tempia destra. Don Francesco è caduto per terra e lo sparatore ha sparato un secondo colpo alla schiena. Si è recato a soccorrere questo moribondo, anche se la sorella lo ha avvertito del pericolo serio che andava incontro, per dovere di prete. Don Venturelli è, per i cattolici, è un esempio di sacerdote che ha vissuto pienamente il ministero sacerdotale. Per tutti è un esempio di come un sacerdote arriva a donare la propria vita al servizio della Chiesa. Era un uomo libero e indipendente, era il prete della sua parrocchia. Monsignor Manicaldi, da lì passiamo al 20 di ottobre del 2020, quando Papa Francesco lo proclama martire in odio alla fede per questa morte, ma soprattutto per la sua vita, quella vita spesa al servizio di Cristo che vedeva in quegli ultimi, portava lampi di luce dove pareva prevalere il buio. Sì, io vorrei inquadrarlo un po' nel problema che è stato trattato prima. E cosa hanno fatto gli italiani per tenere in piedi il campo, e nel caso di Don Venturelli cosa hanno fatto per aiutarli? E non si tratta di un idealista, io darei un quadro della sua biografia per renderlo molto concreto, per vedere come appunto è stato il contributo positivo di certi italiani. E si tratta di un sacerdozio estremamente ordinario che ha risposto con estremo realismo e concretezza alle esigenze che la realtà gli proponeva. Questo uomo entra nella storia perché è parroco di Fossoli. Quando il campo di concentramento viene aperto, il primo, nel 1942, lui è lì parroco da 7 anni. E naturalmente dentro al campo c'era anche un assistente, ma il parroco del posto viene coinvolto anche perché i prigionieri inglesi cattolici venivano portati a messa nella sua parrocchia. E diamo un attimo lo sguardo alla sua vita per capire come è saltato fuori questo eroismo dato generosamente ma in qualche modo involontario. Era figlio di un capostazione di Rolo, ha studiato seminari molto ordinari, malissimi, come Carpi e Modena, è diventato prete a 25 anni. Per 2 anni è stato cappellano a Mirandola, viceparroco a Mirandola. Poi 4 anni di guerra, in cui è stato nell'infermeria, è stato nell'istruzione. Poi torna e per 15 anni farà ancora il viceparroco a Mirandola. Con un parroco veramente notevole di idealità e di energia, di eloquenza, grandissimo predicatore, un prete che all'epoca si diceva sociale. Don Francesco si interessa dei giovani, dell'azione cattolica, e dall'interno dell'azione cattolica lavora nel primo gruppo ben organizzato di Gesci che si trovava a Mirandola. Lui diede grande impulso e ha avuto anche la soddisfazione che tra quella quindicina di ragazzi suoi, diciamo così, 2 divennero preti e fecero un gran bene a Carpi. Uno è stato il mio professore di religione ed era anche vicario generale. Nei campi lui continua, perché sono 3, come è stato indicato anche dalla dottoressa Luppi. Lui ha aiutato i prigionieri inglesi molto, li aveva più libero accesso, ma si è dato da fare anche quando è diventato un campo di passaggio per gli ebrei dopo l'8 settembre.
ma ha lavorato con la stessa intensità anche quando il campo di concentramento è diventato il luogo dove venivano richiusi i collaborazionisti della Repubblica di Salò, i militari o personaggi comunque male collegati a questo momento. E lì anche lentamente si vennero raccolti degli ebrei che tornavano dai campi di concentramento e dovevano essere risistemati. Quindi a me preme indicare di questa figura la sua straordinaria ordinarietà. Si è trovato a 54 anni, con già delle belle esperienze umane, a dover affrontare queste cose, ad aiutare il più che poteva. Ecco, Don Maletti, lo vedete lì di fianco, quell'uomo imponente, il suo parroco. La cosa più importante, che secondo me è chiarissima, lui ha sempre risposto con radicalità non teoretica, pratica, a quello che veniva chiesto, come quella notte che è uscito. La sorella cercava di trattenerlo non perché fosse una profetessa speciale, ma perché aveva assorbito dal fratello il pericolo in cui Don Francesco si trovava. Quando quindi venne questo uomo a chiedere aiuto per il finto incidentato, la sorella cercava di bloccarlo. Lui è uscito proprio per questa sua caratteristica, totale concretezza nel realismo. Là fuori c'è, potrebbe esserci un morente che chiede i sacramenti, io sono prete, devo andare. Penso che l'elogio che dobbiamo fare di lui è proprio questo, e quando riflettiamo sulla quello che è successo nel campo di Fossoli, abbiamo grandi idealisti che sono entrati in questo campo, come il Carpigiano Edoardo Fuccherini, ma la dinamica del campo è stata anche di questi uomini ordinari che da una spiritualità molto forte sono arrivati all'eroismo. Come ha detto Don Truzzi prima, ha rischiato per tutto il tempo in cui entrava, era sempre difficile, soprattutto nella parte, diciamo, tedesca, ma poi ha continuato con spensieratezza. Quella sera è stato uno dei grandi preti della storia, quando, consapevolissimo del pericolo, non ha voluto correre il rischio di lasciare morire una persona senza sacramenti. È un martire dei sacramenti, è un martire del ministero sacerdotale esercitato fino alla fine. C'è anche la sua... La ringraziamo per averci presentato, noi siamo stati là virtualmente, insomma, con le immagini e attraverso le sue parole siamo riusciti ad avere un'immagine complessiva di un sacerdote che nonostante sia vissuto nel passato, però riporta quella espressione attualissima che è di Papa Francesco, il sacerdote che ha proprio l'odore delle pecore e l'ha fatto fino all'ultimo. Grazie per essere stato con noi. Grazie. È di più, molto di più. È venuta Nicola! Appena entri, ti accorgi subito che non è solo una mensa. È di più. È una famiglia. Leggi il racconto di una delle donne vittime della violenza e capisci che per loro non è solo un rifugio. È di più, molto di più. È la speranza. Ecco perché la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica non è mai solo una firma. È di più. Molto di più. La prossimità e la vicinanza al territorio e alle persone sono i pilastri su cui si basa la Banca San Felice 1893, un modello di business consolidato nei 130 anni di esistenza che si festeggiano quest'anno e portato avanti con orgoglio dai 130 colleghi attuali. Al Civico 23 di Piazza Matteotti a San Felice sul Panaro vi è la sede principale della banca, la modernità che si sposa con le tradizioni, come dimostra l'archivio storico in cui si trova custodita la documentazione contabile e amministrativa della fine dell'Ottocento e degli inizi del Novecento. Dalla fondazione nel 1893 ad opera del lungimirante Emilio Tosatti ai giorni nostri. Questo è un tributo che noi abbiamo voluto fare nascendo da un'idea successiva al terremoto. Il terremoto e la ricostruzione, il restauro della nostra sede storica ci ha permesso di recuperare e ritrovare tutta la documentazione contabile dei primi del Novecento e dei fine dell'Ottocento,
tutta questa documentazione, che è la documentazione contabile, proprio libri di lavoro e amministrativi, li abbiamo trovati, erano custoditi, un po' accatastati, abbiamo deciso di valorizzarli e quando la banca ha rifatto questo immobile, questa parte, che era un sottotetto, è stata deciso di usarla per tributare la storia del lavoro dei dipendenti, dei colleghi, dei fondatori che si sono avvicendati nel 130 anni di storia, perché poi questo è anche l'anno in cui noi festeggiamo i 130 anni della fondazione e ci sembrava il momento giusto per fare questo tributo. Qui vengono conservati quindi tutta questa documentazione che è la vera testimonianza dell'homo faber, cioè dell'uomo che ha lavorato e che ci ha permesso anche di essere qui e continuare la nostra attività quotidiana, e vuole essere un ricordo e anche un stimolo, perché se ci riuscivano a fare 130 anni fa, alla fine dell'Ottocento, noi dobbiamo essere spronati a fare anche meglio. E poi alla fine anche la capacità di dare una testimonianza storica, perché noi crediamo che la storia di un'azienda all'interno di un territorio rappresenta anche la storia di quel territorio, e quindi sono tanti elementi storici che possono essere captati, che possono essere trovati e valorizzati. Per esempio, vi facevamo vedere prima i diagrammi che raccontano i primi 12 anni della storia, la capacità di saper scrivere, saper fare le scritture in bella calligrafia, le locandine e i manifesti, che per esempio quello è un manifesto dell'inizio del Novecento, ci sono ancora i caratteri font che sono quelli che sembrano quelli del Far West, però erano i font originali dell'epoca. Una banca solida e aperta ai giovani, che ha concluso il 2022 con oltre 2 milioni di utile.